Stimoli, perché allora non sappiamo davvero. E adesso procedono alle altre verifiche, cioè respirare a 6, che è quella che cura sostanzialmente anche un po' i propri soci, di istituire un nucleo. Grazie. 9 minuti e 23 secondi. Quella di questa mattina è stata soltanto un'esercitazione, ma nella realtà della vita quotidiana solo nel 2016 sono stati 3.638 gli interventi d'urgenza che la Croce Rossa, sotto il coordinamento del 118 regionale, ha effettuato nella città di Pescara, percorrendo la bellezza di 33.400 chilometri, più o meno la distanza che intercorre tra Sydney e Pescara andata e ritorno. La Croce Rossa da oggi però avrà una freccia in più al proprio arco. Una nuovissima ambulanza che va ad aumentare il parco mezzi a disposizione dell'utenza e dei 180 soccorritori volontari che ogni giorno operano 24 ore su 24. Ambulanza che non servirà solo per il soccorso d'urgenza, ma anche per il trasporto secondario, quello dei malati dall'ospedale verso casa. I dati del 2016 parlano di una diminuzione dei trasporti in convenzione e di un aumento di quelli a pagamento per un totale di 374 servizi, praticamente uno al giorno. Ma la Croce Rossa si occupa anche di assistenza sociale, disagio che a Pescara, ha spiegato il presidente Fabio Nieddu, sta aumentando soprattutto tra le famiglie italiane, dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti, in cui erano in maggioranza le famiglie straniere a chiedere l'aiuto dei pacchi alimentari. Un disagio dunque che sta a cuore alla Croce Rossa, che per l'inaugurazione della nuova ambulanza ha accantonato il protocollo facendo tagliare il nastro proprio a quelle famiglie.